Oh mio Dio! No, 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 c'è Aneno, Barbuseno, Side, quello là, quello... No, 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 raga, è qui davanti, è qui davanti, ok. Per fortuna sono riuscito ad entrare nella terra, che mi sono scavato un buco prima di iniziare, perché sapevo che questo video sarebbe stato pericoloso. Come vedete, c'è anche nella tab aenobarbus.enoside. E siamo in un server dove appunto c'è questa entità che cammina. E io non so se darvelo, se magari mi spammate nei commenti di darvi l'IP, magari potrò pensare di darvelo, ma prima di tutto ci tengo alla vostra sicurezza. E quindi non so se darvelo, però sono sicuro che vi terrò aggiornati su questo mostro. Quindi iscrivetevi al canale se volete. Intanto dobbiamo però uscire, speriamo che non ci sia più fuori, perché se c'è fuori non possiamo uscire evidentemente. Mi sono già spaventato. Dobbiamo stare attenti perché non so cosa gli passi in mente, però mi sto spaventando un sacco. Allora prendo prima di tutto, mi faccio una crafting table immediatamente. Ok, poi dopo vado da questa parte e vedo che non c'è niente, ok. Io qui, per fortuna, quando sono spawnato vicino ad un deserto. E qua c'è la piramide. Qui magari possiamo trovare cose molto utili. Quindi direi di andare, diciamo, in questa piramide e cercare di trovare qualcosa di utile per poter sopravvivere. Magari se troviamo tipo dei diamanti, siamo a cavallo. Perché se troviamo dei diamanti, vuol dire che possiamo tipo sconfiggere meglio Aenobarbus. Anche se non credo che possa essere sconfitto, cioè... Tipo, anche perché poi questo server me l'aveva consigliato un mio amico, cioè nel senso ha detto: oh, Dunis, ho trovato un server su Minecraft di Aenobarbus, quindi lui fa tutte le ricerche strane, no? E praticamente ho detto passamelo immediatamente, e quindi per fortuna che ha trovato questa cosa, così ci posso fare il video e vi posso tenere aggiornati, anche perché questa è una nuova creepypasta. Si dice che questo tizio adesca le altre persone, ragazzi, quindi dovete stare attenti se lo vedete in giro per internet o anche per Minecraft, che magari gioca a Minecraft per adescare le altre persone. State attenti, non fate niente, navigate sul web, diciamo su internet, in modo sicuro, ecco, non... Raga, no, chiudi. No, raga, se è qua, cioè io cosa devo fare? Ma è ancora qua? Ok, no, dobbiamo immediatamente scapparcene, perché questo qua ci può far fuori in men che non si dica, veramente. Prima di tutto prendo anche un po' di cobblestone, perché è la base. Allora, qua non è che io abbia trovato moltissimo, ho trovato del ferro e dell'oro, una mela d'oro. La mela d'oro ci può tornare utili per poter sopravvivere nel caso lui ci dia, tipo, ci possa spadare. Ok, allora, questa cosa è davvero strana, ragazzi. Sono salito qua sopra e praticamente c'è, prima di tutto sto sentendo passi dappertutto. E c'è una torcia di redstone con delle torce, questa testa non so di chi sia, questa è la classica testa di Steve, invece questa testa non la conosco. E questa torcia di redstone, eccolo, raga, no, cosa... No, scappa. No, dove devo andare? Scappa, porca miseria, raga, c'è, no. Non mi sta più seguendo, ok, non mi sta più seguendo, tranquilli, ok, tranquilli. Porca, no, dobbiamo scapparcene via, sto qua continua a seguirci. Cioè, allora era vero, c'è proprio Aenobarbus Enoside, cioè, ma è il vero? Cioè, è questo che mi chiedo, ma cioè, è veramente lui? Cioè, scrivetemi nei commenti, voi cosa ne pensate di questo Aenobarbus? A voi sembra vero? Perché a me è un pochino inquiete, non so se è il vero Aenobarbus, però è la verità che fa paura, quindi, cioè, nel senso, l'importante è che dobbiamo proteggerci. Poi, madonna, c'è un fiume di acqua nera, cioè proprio per restare in tema, no? Giustamente. Giustamente in tema horror totale. Allora, cerchiamo di andare a trovare magari un villaggio nel quale possiamo essere al protetto e al sicuro. Anche perché io, ragazzi, mi sono preso letteralmente una sorta di mini infarto, cioè veramente mi sono spaventato tantissimo. È dietro di me, scappiamo prima che sia troppo tardi. Ma poi non vedo altri mostri in giro, perché non ci sono altri mostri in giro? Dovrebbero esserci. Cioè, vi giuro che io avevo messo, cioè, non è che magari tipo lui le ha disabilitati, mi sembra strano comunque. Allora, vediamo se continuiamo avanti, cosa c'è. Io spero ci sia un villaggio, un qualcosa che appunto possiamo metterci al sicuro, possiamo sopravvivere per la notte, anche se questa notte mi sembra quasi perenne, non mi sembra che effettivamente ci sia un qualcosa per, diciamo, per farla skippare. Nemmeno dormire effettivamente potrebbe servire a qualcosa. Magari dormire forse potrebbe servire, come potrebbe non servire, non lo sappiamo. Potremmo saperlo solamente se dormiamo. In effetti, no, però se continua a seguirmi io come faccio ad uccidere le pecore? Non ne ho idea, cioè, ok, però qua ci sono altre pecore. E raga, è qua dietro, vedo il suo nome. No, raga, è inquietantissimo, cioè, avete visto, stava dietro l'albero. Sta dietro l'albero sto qua, madonna mia, che inquietante. Ok, mi faccio una crafting table, mi faccio una spada.
Così, ok, perfetto. Dopodiché mi faccio. Ok, la spada direi di farla in ferro, così almeno posso direttamente uccidere le pecore nel minor tempo possibile. Io non credo di riuscire ad uccidere lui, cioè nel senso è abbastanza ovvio che lui è un po' impossibile da uccidere. Però, ok, ora posso farmi anche il letto, così facendo posso provare a dormire. Io spero di riuscire a dormire, ti prego, non mi dire che è qua dietro. Dove caspita è finito? Raga, io lo sto sentendo, è qua in giro. È qua in giro, raga, è qua in giro. Lo sto letteralmente sentendo, l'ho visto. Mi pare di aver visto anche le sue particelle. Mi pare, ma non ne sono abbastanza. Non sono sicuro. Allora, direi di provare a dormire. Forza, dormiamo prima che sia troppo tardi. Ok, perfetto. Mi sta facendo dormire, quindi questo forse è un bel segno. Potrebbe venire giorno. Perché non mi fa dormire? Ok, penso proprio che. No, 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 è stata la cosa più inquietante. Ok, il letto non ci serve assolutamente a niente. Il letto non ci serve più a niente. Scappiamo, scappiamo immediatamente. Ok, ho trovato un villaggio qua lontano. E praticamente vedo, a parte che ci sono un sacco di mob e finalmente sono spawnati. Non dovrebbero, ci sono i Sweeping Angel, mi pare. Sì, ok, sì, ci sono gli Sweeping Angel. Quelli là che praticamente si avvicinano e tipo ti ammazzano, ti portano in un'altra dimensione e ti ammazzano. Male, male ovviamente, molto male, molto male. Ci sono pure gli scheletri, malissimo, malissimo. È pieno di robe molto brutte, devo dire. Quindi adesso dobbiamo continuare ad andare da questa parte. Sì, però raga, cioè, è letteralmente impossibile. Cioè, nel senso, guardate qua, è pieno di gente, è inutile. Cioè, totalmente. No, vabbè, non sono inutili. Ok, via, 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 via. Perfetto, qua dentro siamo al protetto, assolutamente. No, non ci credo nemmeno io in realtà, però vabbè, facciamo finta che ci crediamo. Adesso sto sentendo un sacco di gente strana. Ma porca miseria, cado giù. Ok, perfetto. Siamo al protetto qua, salve signori. Non è vero, non siamo al protetto, infatti questi possono distruggere le dannate porte. Perfetto, no? Io come caspita faccio adesso? Raga, sto vedendo lì che c'è Aenobarbus, mi pare. Ho visto il nome, mi pare. No, 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 no. Ok, vabbè, uccidiamolo, uccidiamolo. Veloce, 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 veloce. Via, 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 via. Okay, dai, mannaggia, te muori però. Che pizza. No, veramente, cioè, è indecente. Uno scheletro non può far così tanto casino. Entriamo nella casa del fabbro perché. You are dead. No, 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 no. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. No, no, no. Ci rendiamo conto in che situazione siamo. Sono con Aenobarbus qua davanti a me che mi sta guardando, raga. Sono letteralmente stato. Ma dove diamine sono? Raga, sono in un mondo fatto di bedrock. Che caspita sta succedendo? Guardate qua, è un mondo enorme. Come faccio ad uscire io ora? Dove sono? Ma è stato lui che mi ha teletrasportato. Avete visto? Cioè, secondo me è stato lui. Ok, questa cosa non me l'aspettavo minimamente. Vediamo un attimo cosa c'è in questo mondo. Evidentemente magari ci sarà qualcosa di nuovo, di pericoloso. Ma vedo solamente una distesa enorme, ingente, infinita di bedrock. Insomma, come se fossimo sopra il tetto del Nether. E praticamente su questa superficie non c'è letteralmente niente. Ma proprio davanti vedo un orizzonte di chilometri e chilometri. Non c'è niente. Sono morto. Sono morto. E sono dove c'è stato. Ok. Allora vado verso quella parte. Andiamo. Ok, sono riuscito finalmente a ritornare qua, diciamo, in questo villaggio. E praticamente c'è una casa enorme che prima non l'avevo notata molto bene, ma ora per fortuna l'ho notata. E a parte che ci sono sti scheletri come al solito. Ma dai, ma è mai possibile che gli scheletri mi stiano letteralmente uccidendo? Cioè, raga, è difficilissimo, però vabbè. Adesso direi di entrare in questa casa, vedo che sembra quasi una casa effettivamente. E entriamo qua dentro. E prima di tutto non ho più niente da mangiare, a parte la carne marcia. Quindi bene, wow, perfetto. Ci sono, devo dire, un sacco di teste di Steve. Ok. Ci sono delle ceste, ma non sembra ci sia assolutamente niente. E quindi, come appunto detto, ci sono un sacco di teste di Steve. E questa cosa è un po' particolare, raga, perché sinceramente non capisco che razza di casa sia questa. Saliamo al piano 2, mi pare che sia questo. E qui ci sono altre stanze, vedo. C'è una stanza appunto di. Boh, non so, sembra quasi tipo una living room. Però mi sembra totalmente strana. Cioè, queste case comunque non spawnano nei villaggi. Quindi, a parte che ovviamente non spawnano nemmeno con le teste, ovviamente. Cioè, ma mi pareva abbastanza ovvio. Non serviva nemmeno dirlo a questa cosa. Ok. Non so se voglio continuare. Oh mio Dio, no, vai, vai via! Ok, no, 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 raga, mi sta facendo fuori. No, 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 via, via, via. Mi sta ammazzando, mi sta. No, 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 non mi ammazzare, non mi ammazzare.
Ok, mi ha ucciso, mi ha ucciso. Ok, perfetto. Se volete altri video di questo Aenobarbus, scrivetemi nei commenti, mi raccomando. Voglio vedere tanti commenti e soprattutto io ho visto sflashare lui davanti a me. E soprattutto iscrivetevi al canale o lasciate like o fate quel che volete. E ci vediamo ai prossimi video. Ciao.